Ciao ragazze, ciao ragazzi, ebbene sì, è di nuovo arrivato il momento di filmare un nuovo mukbang. So che questa tipologia di video vi piace molto, sorprendentemente, me l'avete detto in tantissimi anche agli incontri di Milano e di Roma, e a me non può che far molto piacere questa cosa, perché uno, mi diverto un sacco, due, parlo a vanvera, chiacchiero tantissimo e voi mi ascoltate, quindi questo è fantastico. In più, ho fame, quindi perché filmare un video normale se posso mangiare mentre filmo e fare un mukbang? Direi che si è capito il tutto. Qua dietro c'è Gatto Denver che continua a strusciarsi sul mio gomito e piangere disperatamente nonostante abbia lì un chilo di crocchette. Quindi direi che poi arriverà anche Gatta Stellina probabilmente. Comunque oggi abbiamo, visto che mi rimproverate sempre perché nei mukbang parlo troppo e devo iniziare a mangiare subito, rapido, oggi abbiamo ordinato Americas, ta-dan! United Tastes of Americas. Non so se sia una catena o sia una cosa che esiste solo qui. Comunque, allora, il dessert era in alto. Ragazzi, questa è una fetta di torta che così grande io l'avevo vista proprio solo in America, quindi direi che almeno sono fedeli alle porzioni americane. Ma impareremo dalla volta scorsa e andremo a metterla in frigo, altrimenti mangio praticamente un brodo di torta. Oh wow, mi hanno dato tipo 46 tovaglioli. Tra l'altro ci tengo a dire, not sponsored, non è sponsorizzato questo video. Se qualcuno vuole sponsorizzarmi e mandarmi cibo, io ovviamente non disdegno, e Dever neanche peraltro, tanto per menzionare. Comunque, poi, allora, ho preso, credo di doverlo girare, non lo so. Ah, ok, ah, aiuto. Oh, no. Allora, ho preso una porzione di patatine fritte tagliate a bastoncino, perché preferisco quelle tagliate a bastoncino piuttosto che, ma Gatto Denver sulla tavola no, piuttosto che quelle a fettine. So perché, comunque voglio anche, ah ecco, è arrivata anche Gatto Stellina. Comunque voglio fare un piccolo preambolo anche in questo video, potrò farlo in tutti i video. Se mi vedete che mangio, accarezzo i miei gatti e poi mangio ancora, è perché i miei gatti sono puliti, non escono di casa e comunque a me non dà fastidio. Non cucinerei per gli altri toccando il gatto e poi toccando il cibo, però se sono solo io, a me non dà per niente fastidio, ok? Fatevene una ragione, grazie tante. Non so perché, ma ogni volta se non faccio questo preambolo, tac, mi dicono in tipo 6.000 che non devo, che schifo, eccetera, eccetera. Poi ho preso una pannocchia al burro, se non sbaglio, comunque, una pannocchia, super, così, sapeva di americano. E poi, oh wow, e poi, ta-dan! Questo dovrebbe essere il mio hamburger, cheeseburger. Non so mai come aprire queste confezioni. Ok, ci sono altre patatine che io non sapevo di aver preso, comunque. E poi c'è il panino, ragazzi, ho specificatamente chiesto che mi mandassero un panino con solo carne e formaggio. Vediamo se questi ci azzeccano o sono come quelli del McDonald's. Allora, panino, spero si siano viste bene tutte le cose, ok? Patatine, cerco di fare come Trisha Paytas ed essere molto professional, anche Shane Dawson. Pannocchia, panino, ok, ok, cheeseburger, ma ho preso appunto solo carne e formaggio e mi sa che ci siamo, non hanno sbagliato questa volta. E poi ci sono queste altre patatine vicino al panino. E poi per dessert, non potevo farmi mancare il dessert nonostante io abbia i miei seri dubbi di poter mangiare tutto ciò in due volte, credo che già sarà troppo sia per oggi che domani a pranzo assieme. E poi ho preso questa fetta di torta pazzesca, notare le dimensioni, è veramente enorme. Comunque, questa adesso comunque vado a metterla in frigo, perché ora che ci arrivo, appunto, si scioglie. Ok, altra cosa che voglio puntualizzare, naturalmente non può mancare la mia Coca Zero. Sì, lo so che non fa bene, perché voi vi preoccupate tanto di me, quindi lo so, ma comunque, scusatemi, non posso separarmi dalla mia Coca Zero, immancabile, not sponsored anche questo, dovrebbe esserlo, per quanto li menziono. E poi, però oggi la Coca-Cola la bevo dal mio bicchiere Hollywood che ho preso appunto a Los Angeles, ad Hollywood, solo perché era rosa e glitterato naturalmente. Cin cin. Non so perché, ma prima di mangiare bevo un po' di Coca-Cola. Allora,
Devo dire che queste patatine sono molto buone. Non ho ancora provato quelle a spicchio, proviamo quelle a spicchio. Si vede il cibo. Spero si veda tutto. Ok. Sono molto buone anche queste. Perché io, come sapete, aspiro un po' a diventare la regina dei mukbang italiana. Non sto scherzando, in realtà mi piace molto Trisha Paytas. La menziono spesso nei miei mukbang. E mi piace un sacco lei. Non nel senso che vorrei diventare lei, ma nel senso che lei mi fa tanto ridere, mi piace seguirla. Tra l'altro oggi è uscito, ieri, è uscito un video di Shane Dawson. Quando esce un video di Shane Dawson non ci sono per nessuno, non me ne frega, non rispondo più al cellulare e guardo il mio video, il video del mio youtuber preferito, che tra l'altro sta, lui carica molto poco ultimamente, però fa video molto lunghi e molto molto interessanti. Se una volta faceva contenuti un po' più così di intrattenimento, magari video carini da ridere eccetera, comici, però adesso sta toccando argomenti secondo me molto interessanti e anche molto innovativi, quindi mi piace ancora di più seguirlo, mi è sempre piaciuto, ma in quest'ultimo periodo ancora di più. Allora, assaggiamo questo panino, questo cheeseburger. Probabilmente il mio rossetto sarà andato ovunque, quindi non fateci caso se è sbavato, ma vi devo dire che il panino è molto molto buono, veramente tanto tanto buono, mi piace. Oggi sono un po', non voglio dire in ansia, ma sono un po' così emozionata per aver detto, perché poco fa ho caricato il video in cui leggevo e rispondevo alle people's assumptions, alle ai fatti che le persone pensano di me, e in quel video vi ho detto che effettivamente ho un ragazzo, e quindi non lo so, mi sembra ancora strano averlo detto e sono un po' emozionata e stavo leggendo i commenti e molte, insomma, sono contente per me, molte di voi sono contente per me, quindi vi ringrazio e basta, insomma, vi ringrazio. Poi anche i commenti un po' più così, logicamente, seguendomi, non conoscendomi eccetera, si tende magari ad aver pensieri o cose che magari non sono vere, quindi, però come dicevo, accetto comunque tutte, nel senso, rispetto tutte le persone che commentano, indifferentemente dal contenuto, se ovviamente educato, insomma, quindi, però vi ringrazio perché mi sono arrivati tanti tanti bei commenti e vi ringrazio, senza addentrarvi troppo nel discorso. E volevo con voi un po' in diretta così andare a vedere i commenti come sono all'ultimo video, anche se leggere i commenti così mi fa sempre un po' di paura, perché c'è sempre anche qualche commento che non è carino e purtroppo mi devo leggere anche quelli. Ah, speriamo che sia quello giusto. Apri gli occhi tesoro, perché mi dispiacerebbe tanto per te. Speriamo bene, buona fortuna con tutto. Grazie. Poi un'altra ragazza dice: l'amore capita, non lo si cerca, non esiste un momento specifico quando succede, poi noi non sappiamo le dinamiche per cui le si è lasciata, bla bla bla. Un abbraccio, grazie, ti ringrazio. No, è veramente bello sapere che mi sostenete. No, a proposito della caldaia, grande, no, veramente, me l'avete chiesto in tanti. La caldaia funziona, praticamente è partita. Scusatemi, tra l'altro, altra parentesi che io devo fare. Scusatemi se mangio mentre parlo, però praticamente nei mukbang questo faccio. Parlo e mangio. Quindi se le due cose separatamente non vi danno fastidio, ma raggruppatesi, vi prego, non guardate questo genere di video, perché i mukbang sono solo questo, sono io che mi abbuffo, possibilmente di cibo non tanto sano, non sto scherzando. Comunque sono io che
mi abbuffo effettivamente e parlo. Quindi questo è quanto sostanzialmente. Gatto Denver, allora io non posso darti niente perché ti sei strafogato di crocchette e poi le vomita, capito? Perché lui si strafoga di crocchette e poi le vomita, perché non le mastica. Comunque, tornando al discorso del caldaio, io, interessante questa cosa, perché io potrei avere lì la videocamera e parlare da sola per ore. Fortuna che ci siete voi che mi ascoltate. Scusatemi se c'è questo eco strano, ma sono ritornata a filmare i video nella sala da pranzo, perché in tanti mi avete detto che si vedeva meglio il cibo ed era un po' meglio come inquadratura, però qui c'è questo strano eco. Comunque spero che si veda bene il cibo e tutto quanto, almeno questo. Comunque, era partita praticamente la pulsantiera della caldaia, cioè la centralina, quella che dà gli input alla caldaia, sostanzialmente è guasta e quindi è andata in tilt ed ha mandato in tilt la caldaia che non funzionava più. Quindi il tecnico ha staccato e voglio ringraziare una ragazza che mi ha mandato un messaggio privato, ma tantissimi mi avete dato consigli, tantissimi davvero, e una ragazza mi ha mandato un messaggio privato con il suo fidanzato, suo marito, un tecnico di caldaie che conosce quel marchio, e infatti aveva capito anche lui il problema che era nella scheda all'interno della caldaia, stessa cosa che ha detto il tecnico quando è venuto, ha provato a capire cosa della scheda non andava ed effettivamente era appunto la centralina pulsantiera, non so come si chiami, quello, il termostato, dove vai e praticamente selezioni la temperatura, e guardo di là perché sta là, e praticamente una volta che ha staccato questa pulsantiera, come volete chiamarla, dalla caldaia, l'ha staccata e la caldaia ha ricominciato a funzionare subito, quindi la caldaia funziona, è però questa pulsantiera, questa cosa che è da sostituire, quindi finalmente ho il riscaldamento, ragazzi, e ho anche l'acqua calda, vi ringrazio, sono stati 2 giorni tremendi però. E poi tantissimi avete scritto, Nicole, è impossibile che tu non abbia il servizio assistenza 24 su 24. Gatto Denver, scusami, ma io non posso darti niente, non ti fa bene. E vi garantisco che il servizio di questa caldaia non è disponibile né la domenica né il sabato. Quindi purtroppo anch'io pensavo fossero sempre aperti, ma effettivamente no. Non rispondevano, e quando su internet ho controllato gli orari, effettivamente sabato e domenica 9. Comunque, c'è Vasco Lignano, vorrei andarlo a vedere. È stato molto bello l'ultima volta quando sono andata a vedere Vasco Lignano, mi avete riconosciuto in tanti, siete sempre tanto carini. Comunque non fate caso al mio fondotinta oggi, perché ho usato nuovamente quello che mi è arrivato da Max Factor, perché è il Radiant Lift che io adoravo, poi l'ho finito, ma è arrivato uno nuovo e tipo la stessa tonalità, prima andava bene, adesso mi sembra scura. Ho tentato di mettere un sacco di correttore, poi ho steso un fondotinta più chiaro, poi ho steso la terra sul collo. Sì, lo so ragazzi, ma ditemi, cioè è decente questo colore? Perché io non riesco più a capire nulla, cioè un giorno ho la pelle più chiara, un giorno ho la pelle più scura, ho tipo 4 tonalità di fondotinta che continuo a cambiare in loop, perché sostanzialmente non, cioè continuo a cambiare colore. A questo punto assaggerei un po' di Coca Zero. A questo punto assaggerei la pannocchia al burro. Ve la rifaccio vedere. Ah, no ragazzi, prima dobbiamo fare una cosa che tanto vi è piaciuta. Tanto vi è piaciuta e voglio assolutamente rifarla, ragazzi. L'anteprima del video. Cioè mi sono veramente, cioè ho perso ogni briciolo di credibilità e di buonsenso e di decenza facendo le anteprime e pubblicandole, perché ripeto, tutti gli youtuber fanno le anteprime, ma a pubblicarle ci vuole coraggio. Forse era anche meglio non farlo, però facciamola questa anteprima. Purtroppo il panino è già mezzo andato, però spero mi perdonerete. Gatto Denver, smettila, Gatto Denver, basta, non ti posso dare niente. Allora io farei roba del genere, cosa ne dite voi? Forse sono troppo lontana, facciamola in qualche modo decente questa anteprima.
Ok, direi che può bastare, sì, ci siamo messi in imbarazzo abbastanza oggi, ma come sapete i video di Trisha Paytas è così che vanno e io aspiro tantissimo a diventare brava come lei, anche se non riuscirò mai ad ingurgitare così tanto cibo come fa lei, specialmente mentre parli, perché se mangi stai in silenzio una cosa, però se tu mangi e parli è veramente difficile, mangi piano, almeno io, cioè non lo so. Mi sto rendendo conto in questo momento di non aver preso il ketchup, ma vi devo dire una cosa, sono troppo pigra per andarlo a prendere e quindi mangerò le patatine senza il ketchup, tanto ormai le abbiamo praticamente finite a metà. Volevo continuare a leggere, grazie che mi chiedete anche della caldaia, siete fantastici, che vi preoccupate per me, mi aiutate, è bellissima sta cosa. La vita è tua, basta che tu sia felice, grazie. Fregatene dei commenti negativi delle persone infelici, devi essere felice tu, io ti seguo da tanto tempo e ti stimo come persona, un bacio, grazie. Ti considero una bella persona, sincera, sono felice per te, quello che hai te lo meriti, ti meriti tutto. Chi ti critica vuol dire che non ti conosce. Ho visto un tuo video per caso, beh insomma, è da quella volta che ne perdo uno, ti ringrazio tantissimo. Mi fa davvero piacere che tu sia davvero felice, questa è la vera cosa che conta, continua così, bacioni. Poi c'è un'altra ragazza che mi consiglia di non mettere il nuovo ragazzo davanti alla videocamera, meglio che lasci questo lato della tua vita privata fuori da YouTube. Non cambiare mai Nicola, la tua famiglia, piaci così come sei, grazie. Poi siete molto contenti del fatto che io e Gianmarco ci siamo sentiti per fare un video assieme, grazie, mi fa molto piacere, anche io non vedo l'ora. Sei molto dolce, grazie. Poi una ragazza mi chiede, anche una mia amica dopo una convivenza di 3 anni, passata una settimana poco più, ne ha già un altro, beh insomma una settimana poco più è un po' diverso, comunque, cioè non vi viene da dire mo basta per un po', perché si fa chiodo, schiaccia chiodo così in un colpo, cosa che fa scattare questo, comunque sei fantastica, non prendere come cattiveria solo così per chiacchierare, forse sei giovane. Dipende, dipende dalla situazione, credo che ogni storia sia diversa, ogni fine di una storia è diversa, ogni inizio è diverso, non c'è un tempo giusto, ci si può reinnamorare dopo 2 mesi così come 2 anni, non c'è niente di male in entrambi i casi, le cose succedono se devono succedere, se succedono ed è una cosa positiva ed è una cosa che ti rende felice o che comunque appunto la senti come una cosa bella, io dico buttati, però appunto solo se è una cosa bella, ok? Indipendentemente da quanto tempo è passato, per come la vedo io, insomma, e comunque la cosa importante è che tu sia felice e la tua amica, io o comunque tutti noi in questo caso, questo è il consiglio che darei io ad un amico per quanto riguarda questo, quindi dipende molto e l'importante è che si stia bene con quella persona, che sia una cosa positiva al 100%. Poi un commento che mi avete fatto tanto nell'ultimo video in cui appunto vi dicevo dei problemi della caldaia, perché qui ne ho letto uno: ti lamenti tanto del freddo e poi te ne stai in pantaloncini e maglietta. Beh, sapete, questa è un po' la cosa che mi ha sempre detto anche mia mamma, è vero, avete ragione, non ha un senso, dici hai freddo e stai a maniche corte con insomma la t-shirt, cioè copriti, è vero. Ma io non riesco a dormire la notte vestita. Se provo a mettermi sotto le coperte con il pigiama, non riesco ad addormentarmi perché le maniche e i pantaloni del pigiama che salgono, si girano mentre io sono a letto, mi danno così fastidio che non riesco a dormire. E quindi riesco a dormire solo con una t-shirt. È più forte di me, ho una canotta, è più forte di me, non ce la faccio, cioè non devo avere pantaloni, non devo avere calze, non devo avere le maniche lunghe, altrimenti soffro. Non so se sono l'unica al mondo ad essere così, ma è sempre stato così fin da quando ero piccola, non ci posso fare niente, è così. E quindi quando mi sveglio, quando mi vedete nelle scene in cui mi sono appena svegliata, sono in maniche corte perché effettivamente
dormo così, però poi quando mi alzo metto la vestaglia perché ho freddo, ok? Dovrei puntualizzare perché è vero. Però non abbiamo ancora provato la pannocchietta. Proviamola. Forse una delle cose più imbarazzanti da mangiare in videocamera, perché mi sporcherò tutta, ma... Molto buona, devo dire, molto buona. Anche qui potrei aggiungerci un po' di sale, ma non me l'hanno dato e io sono troppo pigra per alzarmi e andarlo a prendere. Quindi ce la faremo andare bene. Più che altro sono la sola che già, mentre mangio il salato, penso già al dolce, cioè non credo di essere normale, perché io sto già pensando alla fetta di torta al doppio o triplo cioccolato che ho preso e che sta in frigo ad aspettarmi. Ragazzi, siate fieri di me, mi sono anche alzata, non come l'ultima volta con il McDonald's che tipo il gelato era diventato un frappè. Mi sono alzata e sono andata a portare la torta in frigo. Potevo prendere altre mille cose, non le ho prese, ma effettivamente almeno, insomma, almeno non mangeremo un altro frappè a posto del dolce. Notare come gatto Denver, no, probabilmente non lo vedete, si sia disteso perché ha capito che non gli arriva niente. Ma ragazzi, mi ha detto il veterinario che queste cose gli fanno male, non posso dargli hamburger, patatine, niente. Però non ditemi che i miei gatti hanno fame, non ditemi poveri i tuoi gatti, se ne stanno lì a fissarti mentre mangi e tu non gli dai niente. Ragazzi, allora, hanno le crocchette migliori, del brand migliore che consiglia la veterinaria, e ne hanno a quintalate. Quindi vi prego, non ditemi che hanno fame, perché se avessero fame, lì hanno le crocchette e quindi possono mangiarle tranquillamente. Comunque, volete saperla una cosa interessante? Intanto facciamo un refill di Coca Zero. Volete saperla una cosa interessante? La cosa interessante è che prima, mentre mi truccavo di là, le porte di qua tremavano di nuovo. Ed è successo più di una volta e io non capisco il perché. By the way, non credo ci sia stato il terremoto. Oddio, non ho controllato, ma non credo. E quindi voglio solo dirvi che me la sono fatta di brutto sotto per l'ennesima volta. Non so più che cosa fare, se non che spero che se c'è qualcosa, qualche presenza in questa casa, non mi segua, perché a casa mia io sono sempre stata bene. Non ho avuto rumori sospetti, né robe inspiegabili e tovaglie che si muovevano. Quindi, tra l'altro, devo trovare il coraggio di fare quel video sulle esperienze paranormali, perché da sola a casa mi fa un po' impressione. Comunque, ve lo farò prima o poi, ve lo farò, promesso. Poi, sono tanto felice per te, il tuo nuovo amore è fortunato, la felicità e l'amore è tutto nella vita, cogli l'attimo e vai, ti voglio troppo bene, ti auguro tanta fortuna, insomma grazie per i bellissimi commenti. Altri che dicono che appunto non sanno, non possono sapere com'è andata la mia storia precedente, eccetera, quindi di non giudicare, perché ovviamente se non si sanno le circostanze, non si conoscono i fatti, non si può giudicare. Ma in ogni caso, quello che dico sempre io e quello che cerco di fare anche io nella vita, anche se, ripeto, non sono perfetta, però è quello di è di non giudicare, anche se magari qualche fatto lo conosciamo. Anche le persone che conosciamo bene non vanno giudicate, perché non è quello che vorremmo facessero gli altri con noi. Abbiamo tutti bisogno di essere capiti, di sentirci capiti. E quindi non è una bella cosa, secondo me, giudicare né chi non conosci, perché ovviamente non ne hai modo né facoltà, e se lo fai credi di aver modo e facoltà ma non ce l'hai, né chi si conosce, perché comunque la deludi quella persona. Magari cerchi di aiutare, cerchi di consigliare, ma non di giudicare, anche perché spesso lo si fa dietro le spalle di una persona e quindi non è... perché sappiamo che non è una bella cosa farlo, quindi meglio non giudicare proprio, direi. Comunque poi vedo un commento sul video, le viral Asian transformations, fai veramente schifo,
Fantastico, questo potrei metterlo nei video degli haters, che è un po' che non faccio il video sui commenti degli haters. Lo faccio in ASMR o normale? Ditemi voi, consigliatemi. Consigliatemi anche nuovi film su Netflix e serie TV da vedere, perché ancora non ho trovata una che mi entusiasmi particolarmente dopo Penny Dreadful e vabbè, Orange is the New Black, che ogni tanto mi guardo qualche puntatina, però ripeto, non è una cosa che mi coinvolge tanto. Cioè Orange is the New Black è sempre stato un po' un tappabuchi, cioè quando finivo di guardare una serie che mi piaceva tantissimo e la vedevo vroom, tutto d'un fiato, riguardavo Orange is the New Black, però è un po' come appunto un tappabuchi. Allora, comunque vi è piaciuta la tipologia di video Reading People's Assumptions, quindi magari ne farò altri, mi fa piacere. Poi mi piace il fatto che siate così protettivi. Nicole, spero con tutto il mio cuore che questo ragazzo che hai accanto ti voglia bene e ti rispetti seriamente, altrimenti dovrò vedersela con noi. Mi fate morire dal ridere. Poi nel video delle trasformazioni asiatiche mi avete scritto in tantissimi che sembro Chiara Ferragni, ma non penso che ci assomigliamo. Il fatto è che siamo bionde, bene o male la carnagione è quella, con gli occhi chiari, allora me lo dicono ma non credo. Ma in pratica metà del vlog è parlare della tua caldaia. E senti, cosa vuoi che ti dica? Ero molto arrabbiata, non avevo l'acqua calda, non avevo il riscaldamento e praticamente mi sono un po' sfogata con voi. Questi sono i vlog. Se c'è qualcosa che mi fa arrabbiare, io mi sfogo con voi e voi mi ascoltate. Che cosa vi devo dire? Ero arrabbiata, faceva freddo. Poi, diversi commenti sull'ultimo video mi hanno scritto. Tra l'altro per voi non credo sarà l'ultimo video, perché forse ne metterò un altro tra l'ultimo e questo. Comunque non ha importanza. Mi avete scritto: bellissima Nicole, dolce, hai degli occhi stupendi e sei solare, ma dire che non sei ricca è come dire che gli asiatici non hanno gli occhi a mandorla. Allora, il tuo commento è molto simpatico, quindi ti ringrazio, però ti garantisco che non sono ricca. Cioè, quello che si intende per essere ricchi non sono io. Lo so che magari molti non possono permettersi una borsa Chanel, così come magari posso permettermi io, ma ti assicuro che non sono ricca. Magari posso togliermi qualche sfizio in più, però non, ripeto, essere ricchi è un'altra cosa. Poi vabbè, vedo commenti del tipo, aspettate un attimo, Non so perché sta cosa della pannocchia mi ispiri così tanto. E poi mi fa impazzire la gente che scrive roba che non è vera, come se fosse vera, tipo, sì, perché quando, poi scritto anche con queste parole, no, così, sì, perché quando ha mollato l'altro ragazzo, quello prima, 4 anni fa, dopo un mese stava già con un altro, no, non è vero. Per esempio con Tomas avevo iniziato a frequentarci 3 mesi dopo che io mi ero lasciata con il ragazzo prima. Mi viene detto costantemente: l'hai detto dopo un mese, ma tu ci stavi già assieme prima. No, non è vero. Con Tomas ci siamo iniziati a frequentare, quindi a vedere le prime volte, 3 mesi dopo. Ok. E poi alcuni mi dicono: 3 mesi è troppo poco. È successo. Le cose capitano, ma come vi dico spesso, sono convinta che tutto succeda per una ragione e niente succede per caso, quindi effettivamente, evidentemente, tutto quello che ho passato dovevo passarlo per arrivare fino a qua, per arrivare a questo momento. Anche penso che sia una cosa valida, ma se credi comunque nelle leggi dell'universo, eccetera, le cose in cui bene o male credo io, comunque mi informo molto su ciò, sai che tutto appunto succede perché tu sia qui in questo momento. Qualsiasi cosa sia capitata, come sono andate le cose, anche se non ti sta bene, e sto parlando di tutti, alla fine doveva andare così. E quindi ho fiducia che se tutto è andato così, evidentemente doveva andare così, perché io mi trovassi per esempio adesso qui a fare questo mukbang. Cioè, fa ridere dirla così, però è così. Tutto deve andare, tutto va come deve andare, ok, per citare anche una canzone. E quindi
ho fiducia in questo e quindi tento anche di non colpevolizzarmi, ci provo su determinate cose, magari su cose di cui io non mi accorgevo, cose insomma cerco di non farlo, perché evidentemente sono tutte lezioni nella vita che bisogna imparare, anche se non è facile. Comunque sono molto fiera di me stessa, perché ok, non ho toccato le patate queste a spicchi, ma era veramente troppo, cioè non pensavo che col panino mi arrivasse anche tutta sta roba. Comunque queste le ho quasi finite e adesso finiremo anche la pannocchietta, che è già a buon punto. Come sapete, hashtag c'è sempre spazio per il dolce, quindi sicuramente lo spazio per la torta c'è garantito, anche se non credo che riuscirò a mangiarla tutta, però lo spazio c'è. Peraltro mi hanno chiesto in tanti: come mai Nicole devi fare una pausa per semipermanente, eccetera eccetera? Devo fare una pausa perché io ho le unghie molto deboli di mio, perché ho una carenza di vitamina D, e quindi è bene, anche perché le avevo limate io anche per togliere lo smalto, eccetera eccetera, quindi hanno bisogno un attimino di rinforzarsi, e quindi è meglio se io non lo metto il semipermanente per un po'. Praticamente mi hanno costretto, perché io non volevo, però l'ultima volta la ragazza mi fa: guarda, io il semipermanente te lo faccio, sarebbe meglio di no perché non ti durerà nemmeno. E io: no dai, ti prego, proviamo. Giorno dopo praticamente si staccava, perché le unghie non riescono a tenerlo, e mi è successo proprio solo nell'ultimo periodo, perché ho veramente bisogno di far diventare l'unghia un po' più spessa e un po' più dura. Sto prendendo integratori, tra l'altro, per le unghie e per i capelli, perché nell'ultimo periodo ho perso un sacco di capelli, non mi succedeva da quando ho avuto la mononucleosi, tipo 2 anni fa, è stato tremendo. Comunque, io vaneggio sempre, poi perdo il filo del discorso. Comunque, sostanzialmente, sì, mi hanno consigliato di non fare il semipermanente per un po', ma faccio ovviamente, cioè stendo lo smalto da sola, o da Golan posso anche andare a stenderlo, hanno anche lo smalto normale, che è forse un po' più comodo perché non devo stare lì ad aspettare, loro te lo asciugano bene, eccetera eccetera, fanno tutto loro. Però ho talmente tanti smalti a casa che sto un attimino testando. Questo è il, non mi ricordo come si chiamava, Tralala forse, di Dior, che è un bellissimo nude, però nonostante il top coat non ha resistito tantissimo, tipo 2 giorni, quindi purtroppo la comodità del semipermanente è imbattibile, perché 3 settimane con le unghie perfette sono un sogno. Non so perché, ma a me si rovina subito lo smalto. Se uso un buon top coat mi dura 2 giorni, se uso un top coat che non è buono mi dura mezza giornata. Non capisco perché, ma è sempre stato così. A volte trovo una combinazione di smalti che mi dura un po' di più, a volte 3-4 giorni, è vero, ma capita raramente. E forse capita quando magari non uso tanto, cioè le mani, nel senso magari sono un po' più a casa, quindi lo smalto non salta, non lo so. Comunque, qui c'è un gatto brontosauro, che secondo me, gatto Denver, è come un brontosauro, con il collo lungo e la faccia così rotonda. Di c'è un brontosauro, è bellissimo, amore mio, io ti amo, c'è un gattino tutto bianco, un po' arancione, è bellissimo. Amore mio. Vabbè, gatto Denver ha i suoi fan club, dovete sapere. Ha i suoi fan club, in molti gatto Denver, no, non si fa. In molti gli hanno dedicato una pagina Instagram, una pagina Facebook, eccetera. Grazie, gatto Denver apprezza tanto. Penso che però una scatola di crocchette e di dolcetti per gatti apprezzerebbe di più. È diventato golosissimo gatto Denver con l'età.
Ok, io vi dirò, sono sazia. Queste, insomma, sono quasi finite, lasciamo veramente poche, si vede, spero. È andata. Il panino l'abbiamo finito, ta-na-na. La pannocchietta mi rimane metà e quindi me la mangio domani con tutta calma. Tac. E le patatine a spicchi, ne mangio ancora una e poi basta. E anche queste le mangio domani, se saranno ancora buone, chi lo sa. Non ho mai capito se le patatine devo metterle in frigo o no. A volte le metto in frigo, a volte no, ma non sono mai buone in ogni caso. Comunque, non male, non male questo posto. Sono stati anche veloci e ho ordinato con Uber Eats, perché con Just Eat tante cose non ti arrivano. Tra l'altro, Deliveroo, io ne sento così tanto parlare, sì, ho sporcato tutto. Io ne sento parlare così tanto. A Trieste però non esiste, come un sacco di roba. Quante volte mi sono ritrovata nella vita a dire, ho sentito tanto parlare, ma qua Trieste non esiste. No, purtroppo, dopo arrivano le cose anche eventualmente. Cioè, eventually, tipo, alla fine, come si dice, oh mio Dio, non mi ricordo. Comunque, boh, avete capito. Però Deliveroo, io vedo la pubblicità in TV, ma che cos'è? Cioè, praticamente è un servizio che ti consegna il cibo a casa, tipo Uber Eats. Mi sento come la nonna che non capisce niente di tecnologia e chiede le robe ai suoi nipoti, tipo, ma che cos'è? Perché ho sentito in TV, ma cos'è? No, però seriamente, cos'è? Penso sia un servizio tipo Just Eat. Comunque, mi avete scritto una cosa sconvolgente. Ho menzionato Sorbillo in un video e mi avete detto che praticamente ci hanno messo una bomba da Sorbillo. E ho letto delle cose abbastanza sconcertanti. Quindi mi dispiace molto, solidarietà ai ragazzi di Sorbillo, eccetera, eccetera. Mi è dispiaciuto molto. Ci sono rimasta, però ho detto, ma no, pensavo mi prendesse in giro. Invece no, effettivamente è vero. Poi mi avete detto anche che c'è Sorbillo anche a Milano. E mi hanno detto che è molto buona la pizza, anche se non so se è proprio come quella di Napoli. Però mi hanno detto che è molto buona. E no, non ci sono mai stata. Però... prossima volta che sono a Milano un po' di tempo voglio veramente andare a provarla, perché la pizza Sorbillo di Napoli, mamma mia, sarò sporca, cioè io che veramente non mi vedo quando faccio simupan, perché la pizza Sorbillo di Napoli, cioè, mi è rimasta nel cuore, è buonissima, è veramente, cioè la pizza è quella, lo so, e quindi voglio provare anche quella di Milano, ma le ultime volte che sono stata a Milano non ho avuto letteralmente manco il tempo di fermarmi per... cioè un momento, quindi c'è, cioè, tipo tutto stazione, taxi, evento, aeroporto, taxi, cioè aereo, quindi non sono riuscita, ma voglio andare. Fatemi sapere com'è Sorbillo a Napoli, se pensate che sia proprio uguale a Sorbillo, cioè Sorbillo a Milano, se pensate che sia proprio uguale del Sorbillo originale napoletano. Adesso direi che è arrivato il momento di andare a prendere la nostra torta al triplo cioccolato, ragazzi. Ta-ta-ra, ta-ta-ra, abbiamo la musichetta che ta-ra! E vai. Allora, avevo preparato tra l'altro la forchetta. Allora, il profumo è paradisiaco. Puro, puro cioccolato e cacao. Ve la faccio vedere ancora più da vicino, così vi faccio soffrire ancora di più. Pelli di Denver che vogliono. Ah. E che poi mi dite sempre che mi faccio venire tantissima fame con questi video, scusatemi. Ma a mia volta... mi faccio venire fame con i mukbang di Trisha Paytas. Quindi praticamente io vi sto solo passando la patata bollente, nel senso che, cioè, è colpa sua se io sto mangiando, e se voi mangerete sarà colpa mia. Se ha un senso quello che ho detto, comunque. Vabbè, la panna è sempre buonissima. Oh mio Dio, è buonissima. C'è questa parte che è quella liscia, che è tipo mousse al cioccolato, tipo quasi budino. E poi la parte che sa un po' più di pan di Spagna, non è proprio pan di Spagna, è un po' più tipo brownie. Boh, è buonissimissima. Pazzesca. Andiamo a vedere ancora qualche commento. Mi piace questa cosa di rispondervi in diretta o comunque nei mukbang,
in modo che, perché se io faccio un video e poi voi mi scrivete il commento sotto e poi io non riesco a rispondere, nel senso posso rispondere individualmente ai commenti, però nessuno vede le risposte, cioè a parte quella persona, forse qualcuno in più, quindi mi piace leggere e rispondere in video, così cioè si crea secondo me un andata e ritorno di, non lo so, anche quando ho commentato un video poi rispondo al video dopo, è carina questa cosa secondo me. Poi ci sono ragazze che mi consigliano di tenere il mio nuovo ragazzo, insomma il mio ragazzo, lontano dai social eccetera eccetera. E io vi ringrazio per questo consiglio, perché è sicuramente un consiglio prezioso da amica e anche un consiglio, sì, da una persona che mi vuole bene, e vi ringrazio, avete ragione. Quindi per il momento è quello che ho pensato di fare anch'io, logicamente, però vi devo dire la verità, ho sempre condiviso tutto di me sui social e ho intenzione di continuare a farlo, perché voglio che chi mi segue si senta partecipe della mia vita al 100%. Lo so che può sembrare folle, ovviamente non sarà sempre al 100%, ma voglio dire, cioè non è che filmo praticamente quando mi lavo i denti la sera e sento necessità di condividere tutto, ma diciamo che gli step più importanti della mia vita eccetera io voglio condividerli, perché sono in buona fede, perché è la mia vita, perché è giusto che io condivida i momenti belli così come i momenti brutti. Non mi piace chi... Non mi piacerebbe avere, non voglio parlare degli altri, non mi piacerebbe avere un canale dove sembra che va tutto bene, nonostante purtroppo sia successo in passato, mentre lo dicevo ci stavo pensando, però voglio far vedere gli alti e i bassi, e comunque anche se sul mio canale a volte, quando sembra che vada tutto bene, molte volte è così, cioè voglio dire, però a volte, come si è visto dalle mie due separazioni, voglio dire, e da altri fattori che sono successi nella mia vita in tutti questi anni, perché sono quasi 10 anni, ragazzi, a fine agosto che faccio video su YouTube, voglio condividere tutto, il bene e il male, tutto quello che mi capita nella vita, o comunque appunto ripeto, gli step più importanti voglio condividerli, quindi non vi nasconderò mai cose pesanti di questo tipo, non mi va, quindi ovviamente vedrò quando presentarvi questo ragazzo, come, eccetera, eccetera, e vi ringrazio davvero per i consigli da amica che mi date, però appunto non potrei mai togliere completamente tutta la sfera privata della mia vita su YouTube, non potrei mai, perché sarebbe una cosa troppo grande, quindi spero si sia capito un po' quello che intendo dire. Comunque questa torta è la fine del mondo, mamma mia. Ma veramente, non posso finirla tutta, non posso. Nicole, trattieniti. La mangio domani, dopodomani. Chissà se è ancora buona dopodomani, ma io di solito mangio. È fenomenale, ragazzi. Comunque, non so perché, ma la videocamera continua a spegnersi. Sarà forse la nuova memory card che ho preso. Ho preso quella strafiga da 250 qualcosa giga, 6 giga, boh. E continua a spegnersi. Non so, forse sono io che non so impostare bene, non so che cosa devo fare. Comunque continua a spegnersi, boh. Tra l'altro, mi ha fatto troppo ridere un commento che ho letto ed ho bloccato questa persona. E ogni volta che, tra l'altro, una persona viene bloccata, penso che si senta che sia una cosa personale. Ma se venite bloccati, non prendetela come una cosa personale, è semplicemente che quel commento è brutto. Però io non so chi siete, non vi giudico come persona, eccetera, solo che se un commento è brutto, io la persona la blocco. Per esempio, lo dico senza alcun problema, ho bloccato una persona e l'unico commento che ho bloccato sull'ultimo video in cui appunto vi annunciavo che ho un ragazzo, del fatto che sorrido ogni volta che lo dico, insomma si capisce che comunque sono felice. Comunque, una persona mi ha scritto: ha trovato il nuovo pollo da spennare. Penso intendesse dire che io praticamente ai ragazzi fidanzati che ho, praticamente li spenno di soldi, immagino volesse dire questo.
E questa persona l'ho bloccata, uno perché è un commento molto maleducato, due perché non conosci l'educazione, tre perché tu non sai niente di me, quindi come fai a dire una roba del genere che è falsa? E questa cosa mi fa impazzire, ma mi fa arrabbiare di più il fatto che nel 2019 si continua a dire che se una ragazza si compra delle cose costose è per forza che spenda il marito, oppure è figlia di papà, quindi ci deve essere sempre una persona di sesso maschile che le compra le cose, perché c'è questa idea che la donna non possa arrivare da sola a guadagnarsi le cose, specialmente se sono costose. Per forza deve essere un uomo della sua vita. E questa cosa mi fa imbestialire, perché io non sono cresciuta, non sono stata cresciuta con questa idea e mi dà profondamente fastidio. E mi fa arrabbiare il fatto che si possa avere ancora questa mentalità in Italia nel 2019, e spesso quelli che hanno questa mentalità sono donne. Ma vi rendete conto che così voi fate sì che anche i nostri figli siano così? Che se continuiamo a dirle queste cose nella società, le persone che ragionano così ci saranno sempre, e che è una cosa sbagliata, soprattutto se siete donne. Bisogna smetterla. Ci sono donne che guadagnano molto di più degli uomini, e questa cosa della differenza, adesso molto girl power, però è vero, questa cosa della differenza di, cioè, se una donna e un uomo hanno la stessa identica qualifica, lo stesso identico posto di lavoro in Italia, adesso non so negli altri paesi, ma in Italia guadagna ancora di più l'uomo, nonostante la qualifica, ok, lo studio, il posto di lavoro sia lo stesso, l'uomo guadagna di più. Io trovo che queste siano, cioè, cose inaccettabili nel 2019, dovrebbero essere inaccettabili, cioè, dovevano essere inaccettabili anche in passato, però oggigiorno, insomma, che si fa tanto politically correct, che si fa tanto, insomma, che si sta tanto attenti a non offendere il prossimo, facciamo delle cose che offendono. E quindi mi sembra assurda questa cosa, e mi fa arrabbiare che si pensi che deve esserci sempre. Io ovviamente, se mi compro una Chanel, mi compro, che ne so, le Louboutin, o mi compro il bracciale di Hermès, per forza spendo un pollo che può essere il mio ragazzo, il mio papà, o insomma, di solito queste sono le due figure maschili che si appioppiano, appioppano? Sì, a chi, alla ragazza povera di turno. No, io non ho mai, lo dico e lo ripeto, io non ho mai, ma anche se fosse, no? Boh, allora, facciamo un piccolo preambolo. A me è capitato di aiutare i miei ex fidanzati in passato economicamente, e credo che se l'aiuto arriva dall'uomo o dalla donna, non cambi niente, perché se il tuo partner, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, ha bisogno di una mano, tu gliela dai, perché, cioè, lo ami e vi amate, e quindi è una cosa normale, indipendentemente dal fatto se uomo o donna, ok? Ma a me è capitato di aiutare i miei ex fidanzati in passato, non ci vedo niente di male, ma non ho mai avuto un pollo da spennare, perché in realtà, appunto, sono stata io ad aiutare in passato, grazie al cielo non ho avuto bisogno, però voglio dire, non ci sarebbe niente di male. Ma se mi vedete fare acquisti costosi, lo dico e lo ripeto per l'ennesima volta, è perché le cose me le compro da sola, me le guadagno da sola, sì, YouTube è il mio unico lavoro, che molto spesso mi viene chiesto, sì, YouTube, tutto quello che è scaturito da YouTube, quindi sponsorizzazioni, partnership, partecipazioni ad eventi, collaborazioni più grosse, appunto, insomma, io lo dico, è tutto frutto di questo, ok? Quindi, per favore, smettiamola di fare questo tipo di discorso, ma non solo su di me, ok? Smettiamola in generale. È veramente triste, è veramente, veramente triste. Cioè, io pensavo prima di iniziare YouTube che chi la pensava in questo modo erano solo, cioè, persone di una certa età, perché voglio dire, i tempi sono cambiati, uno della mia età non direbbe mai una roba del genere, uno di che ha 10 anni più di me, che magari ha 20 anni, non direbbe mai una cosa del genere. Invece mi rendo conto che sì, perché vedo che spesso queste persone sono giovani, sono donne. Poi anche questa cosa del dire, no? A me dà un fastidio. Ah sì, se quella è donna, o spenna il marito, o è figlia di papà, oppure chissà cosa ha fatto per non...
ecco, essere volgare, chissà cosa ha fatto per arrivare dov'è. Ma perché deve essere sempre così? Rendiamoci conto che siamo noi donne che parliamo così delle altre donne. È veramente triste. Cioè, a questo punto sono più intelligenti gli uomini che almeno non si creano queste cose, cioè non si offendono tra di loro con questi schemi mentali che sono talmente vecchi che andrebbero veramente distrutti. Cioè, io non lo so. Non lo so, vi giuro, mi butterò in politica per il girl power, perché non è possibile. No, ogni tanto io mi metto in questi discorsi, capito? Anche quando c'è altra gente, così mi metto in questi discorsi e poi, cioè, mi appassiono proprio, capito? Poi mi arrabbio, quindi è meglio che io non tocchi certi discorsi, perché questa cosa mi dà veramente tanto tanto fastidio. Comunque, allora, mangerò ancora un pezzetto di questa torta, perché ragazzi, io, cioè, metà va bene, ma tutta no, tutta no. Comunque, ho visto che molti di voi comunque seguono YouTube, anche io, scusate, mi stavo strozzando con la torta. Buonissima, ma questa la salviamo. Scusate. C'era rimasto del cioccolato sulla forchetta, non potevo certo lasciarlo lì. E molti di voi seguono YouTube, anche io, mi fa piacere, a me piace molto seguirlo, mi piace molto come parla, in molti lo chiamano maestro, se non lo conoscete ve lo faccio conoscere io, andate a vedere YouTube anche io, sta crescendo spropositamente di iscrizioni e di visualizzazioni, mi fa piacere perché... Cioè, mi piace tanto seguirlo, quindi, e mi piace come parla, mi piace il linguaggio che ha, è molto furbito, molto educato. Sì, mi piace, e quindi ho visto che in molti mi scrivevate, ma il maestro qua di là, quindi anch'io sono una sua adepta, e lo seguo molto, molto volentieri, anche se come con Trisha non potrò mai aspirare a diventare come loro, perché a parte che, cioè, metterei su 30 kg in una settimana, probabilmente, che è meglio evitare, però mi diverto molto a seguirli, ecco, tutto qua. Quindi io adesso, ragazzi, che ho finito tutto e ho il pancino pieno, anche troppo, Gatto Denver, ogni tanto mi risponde, apre la bocca ma non esce suono, Gatto Denver, esce aria ma non esce il suono. Io adesso vado a filmare il video che probabilmente vedrete prima di questo, non lo so, non ne sono certa. Comunque vado a filmare il video spacchettamento dei miei autoregali di San Valentino, che sono anticipati rispetto a San Valentino, perché oggi siamo il 12. Però volevo un'altra cosina che è praticamente introvabile e mi arriverà ben dopo San Valentino, se riuscirò a trovarla. Quindi mi sono detta, ok, filmiamolo comunque questo video con le cose che già ho, e quindi vi farò adesso spacchettare tutto. Sono troppo contenta perché finalmente, per i Denver che vollero, finalmente spacchetterò la mia nuova Chanel. Vi ho detto questo perché non sarà uno spoiler, perché vedrete prima l'altro video, giusto? Quindi sì, quando vedrete questo mukbang, l'altro video con lo spacchettamento Chanel sarà già online. Ok, non volevo farvi, non volevo appunto spoilerare. Comunque, finalmente vado a spacchettare la mia nuova Chanel, sono troppo contenta. E ho anche altri acquistini da farvi vedere, ma avete già visto tutto. Se non avete visto quel video, è l'ultimo che ho caricato, quindi andatelo a vedere. Questo è quanto, mia family, vi voglio bene, spero vi sia piaciuto questo mukbang. È sempre strano per me filmare questo genere di video, perché tipo, cioè, sono lì che mangio e parlo a vanvera. Però se vi piacciono, io continuerò a farli e vi ringrazio tanto. Gatto Denver anche vi ringrazio, ma è troppo stanco per alzarsi, ma comunque è qua. Ciao amore mio, adesso lo vedete, mi sa. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bacio grande, ciao.